Allora, prendo la parola. Al solito la prima cosa che vi chiedo è un rapido feedback su come si sente. E stamattina c'erano dei piccoli problemi. Insomma, se va bene, chiedo di dare un ok velocemente se mi sentite. Ok, benissimo, male. Siamo tenuti per un attimo. Il peggio. Allora oggi è una delle pressioni che faccio con maggior piacere perché diciamo oltre credo all'esperienza che ho avuto insomma su questa questione dell'anticorruzione, in realtà io sono soprattutto tra virgolette un formatore sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, sulla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Ho lavorato tanti anni e lavoro ancora con Save the Children e con altre organizzazioni. E diciamo che queste carriere, tra virgolette, sempre rimaste parallele, diciamo, formatore per la pubblica amministrazione, formatore per i bambini, diciamo, per gli adulti che hanno a che fare con i bambini, non si incrociavano mai, nel senso che questa storia è partita più di 15 anni fa. Sono rimaste carriere un po' separate. Questi ultimi 2 o 3 anni invece cominciano a convergere, su una questione appunto legata alla legalità, all'etica e a come si può in qualche maniera apprendere l'etica in tenera età. E quindi oggi vi presento non tanto un modello astratto di che significa insegnare l'etica nelle scuole o la legalità, insomma. Ma vi faccio vedere un po' come facciamo noi a Save the Children a collegare il discorso dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza con la strategia anticorruzione e come questo modello, diciamo, non teorico ma assolutamente attivo, lo stiamo già proponendo, l'abbiamo già proposto in alcuni comuni, tra i quali anche quello di Vepri, e nelle esperienze che prima Patrizia aveva della formazione presso il comune di Palermo, regione siciliana. E oggi però io non riesco sicuramente a dirvi tutto, in realtà noi abbiamo 3 approcci diversi, ve ne racconto uno, che è diciamo, quello più simile a quello che abbiamo anche trattato in altri webinar, però vi faccio vedere come si traduce per i bambini. E poi magari in un'altra occasione proviamo a ragionare sugli altri due approcci, magari ve li accenno e poi dopo abbiamo anche il tempo di fare, se chiaramente questo è creente, secondo me questo è un tema molto che crea sicuramente interesse, anzi dobbiamo aiutarci a fare che questo tema venga sempre più promosso sia all'interno dell'amministrazione sia all'interno poi della comunità locale. Allora, cominciamo con la presentazione. Vi faccio vedere, diciamo, in questa presentazione l'ho divisa in 3 parti. Cosa intendo io per spazio di cittadini del futuro? Che cosa intendo io per insegnamento dell'etica nelle scuole? Poi vi faccio vedere nella seconda parte proprio come facciamo operativamente, cioè che cosa diciamo ai bambini che andiamo a fare nelle classi, dentro proprio le classi, e poi vi faccio vedere anche un po' di cose che stanno succedendo intorno, anche cose molto diverse da quelle che facciamo noi, ma che comunque hanno un po' quello spirito, no? L'idea è quella di facciamo uscire fuori dalle amministrazioni questi piani anticorruzione, diciamo, questa è un po' la sfida, la enorme sfida, perché come potete capire coinvolgere i cittadini è già difficile, poi coinvolgere i bambini su questi temi è ancora più difficile. Spesso e volentieri si va a finire in una specie di come dire, etica calata dall'alto, un pochino troppo, tra virgolette, retorica, un pochino distante dalla realtà dei bambini. Invece noi dobbiamo cercare di entrare nelle vite dei bambini, cercando di tirare fuori questi discorsi utilizzando esperienza, la loro esperienza, non la nostra. E questa, diciamo, è la prima regola che ci siamo sempre posti. Noi a Save the Children abbiamo proprio degli standard di partecipazione. Uno di questi è di come dire, utilizzare casi, esempi, esperienze molto che si riferiscono alla vita dei bambini, insomma.
Allora, la prima parte, lo spazio etico dei cittadini del futuro, questa è un po' una parte più teorica sul perché, intanto se una domanda abbastanza cruciale, se si può insegnare l'etica, perché non è che tutti la pensano così, insomma, molti pensano che l'etica non è una questione che si può insegnare, vediamo che cosa si può insegnare rispetto all'etica, almeno secondo noi, perché è tutto opinabile questa cosa qui. Perché è importante costruire lo spazio etico cittadino del futuro, anche se è intuitivo, però cerchiamo di capire poi più in profondità il motivo. Come esportare la strategia anticorruzione di fuori il contesto amministrativo, vedremo che si può fare e che alcune delle misure in particolare del piano anticorruzione sono assolutamente trasferibili al contesto didattico. Come trasferire conoscenze e competenze civiche nei cittadini e dipendenti pubblici del futuro. Quindi che cosa poi effettivamente si può fare? La prima cosa, qui mi è scomparsa una... Attenzione, che c'è qualcosa che non funziona perché manca una figura alla parte superiore. Ecco, allora ve la racconto, diciamo, a parole, era un po' una definizione. Voi la vedete l'immagine sopra la freccia, credo di no, giusto? Ecco, infatti, allora chiedo a Giussi se eventualmente, se fosse possibile, convertire questo PowerPoint in PDF e poi casomai ricaricarlo, insomma. Però ve la racconto io, insomma, era una definizione di etica, che io ho trovato, ce ne sono miliardi di definizioni di etica, però diciamo quella che più mi stuzzica curiosità è quella che riguarda la riflessione. L'etica sarebbe una branca della filosofia che cerca di trovare dei fondamenti razionali alle scelte che fanno le persone, cercando di orientare le scelte, dividendo diciamo tra scelte giuste e scelte sbagliate, e poi in qualche maniera facendo riferimento al fatto che queste scelte non sono neutre rispetto al contesto sociale, politico, culturale, ma vivono all'interno di quella che si chiama una morale collettiva. Quindi abbiamo alcuni elementi in comune. Diciamo, l'etica ragiona, aiuta le persone a riflettere sui propri comportamenti per cercare di trovare dei fondamenti logici ai propri comportamenti. Quindi la prima cosa che possiamo dire è che l'etica aiuta le persone a pensare prima di agire, no? E a fondare la propria azione su alcuni valori, principi che si ritengono in qualche maniera giusti o sbagliati e che poi devono essere comparati e compatibili a una determinata morale, una data morale. Quindi questa parte invece si vede sulla slide. Rispetto al modello comportamentale, l'etica non è altro che la riflessione sulla compatibilità del proprio sistema di valori e dei comportamenti, adesso direttamente collegabili con una data morale. Allora, per i dipendenti pubblici, qual è questa data morale? In realtà non stiamo in un campo neutro, cioè non è che si riflette su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, su nulla, diciamo. In qualche maniera esiste una etica della leadership e questa etica della leadership è determinata in gran parte dalle regole del codice di comportamento, stiamo parlando appunto di comportamenti. Quindi il sistema di valori si approfondisce attraverso appunto come dire, un percorso appunto di riflessione etica, deve essere poi in qualche maniera analizzato alla luce delle regole e dei principi del codice di comportamento, deve essere compatibile, ok? Ora questa è una cosa piuttosto complessa, quindi in realtà quando noi andiamo dai bambini non gli raccontiamo queste cose perché ci chiuderebbero fuori dentro all'aula, cerchiamo invece di semplificare un concetto che anch'esso è molto complesso come questo e cerchiamo di in qualche maniera offrirgli degli spunti di riflessione, cerchiamo di ragionare su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato per voi. E poi, rispetto a quello che esce fuori, vediamo se quello che voi avete in qualche maniera analizzato e avete tirato fuori è compatibile, ad esempio, con un modello di riferimento che in questo caso noi utilizziamo un modello di riferimento
tipico, diciamo, di Save the Children, che è la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Quindi, come vedete, la Convenzione ONU non è il punto di riferimento unico e come dire, immediato, cioè non è che andiamo a somministrare immediatamente i principi, i valori, gli articoli, i diritti che ci stanno dentro questa convenzione, ma cerchiamo prima di far ragionare i bambini e poi di vedere se questi ragionamenti in qualche maniera possono essere aiutati, possono essere più o meno compatibili con quanto espresso dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che vi ricordo è stata. Adesso riproviamo a caricarla, è stata approvata diciamo, dall'ONU nel 1989, è stata ratificata dall'Italia nel 1991, la ratifica di questa convenzione praticamente l'hanno fatta tutti i paesi del mondo, manca solamente la Somalia, quindi è una legge dello Stato e voi potete tranquillamente, è molto facile trovarla su internet. Oggi ne parliamo un pochino, diciamo, di alcuni di questi articoli. Ok, adesso attendiamo un attimo che si ricarica, diciamo, no, si ricaricano le slide. Quindi il ragionamento sull'etica e di come presentare l'etica nelle scuole parte da questo punto di vista, che noi non andiamo a insegnare valori e principi a qualcuno, insomma, che noi non la titolarità, in realtà quello che noi cerchiamo di insegnare, di trasferire più che insegnare, è un metodo, cioè come dice, il pensiero e l'azione esiste uno spazio, questo spazio può essere più o meno riempito da pensieri, atteggiamenti, emozioni, cose varie, insomma. L'idea è che prima di passare come dire, da un pensiero all'azione, ci debba essere un momento, in questo senso, cioè lo spazio etico, diciamo, in cui le persone si fanno, come dire, un approfondimento. Eccolo qua, ecco, vedete che adesso riusciamo a vederlo, è un po' quello che vi dicevo prima, per i bambini l'etica in fondo non è altro che riflettere su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, fondandolo sulla. Ok, adesso si vede, no? Lo vedo io, lo vedo voi, giusto? Ok. Quindi l'insegnamento dell'etica quindi ha a che fare più con l'apprendere un metodo piuttosto che un contenuto, cioè non è che si vanno a insegnare i principi, i valori, ma cercare di trasferire l'idea della riflessione su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Cioè a noi ciò che interessa è far riflettere. Non tanto dire, affermare che una cosa è giusta e una cosa è sbagliata. Chiaramente questi sono contesti, diciamo, come dire, noi facciamo questo tipo di attività in moltissimi contesti urbani e suburbani, soprattutto nelle periferie delle grandi città italiane, insomma. Ora, perché è importante costruire lo spazio etico dei cittadini del futuro? Perché, insomma, è abbastanza noto che la costruzione e la manutenzione dello spazio etico dei bambini poi genera una serie di effetti perché prima di tutto avremo probabilmente dei decisori pubblici migliori, cioè delle persone che quando andranno a decidere, non chiaramente sulle piccole questioni della vita dei bambini, ma quando andranno a decidere, diciamo, all'interno delle pubbliche amministrazioni, per questioni, diciamo, che riguardano l'interesse collettivo, prenderanno probabilmente decisioni migliori, ma imparare un metodo che in qualche maniera li porta a riflettere anche sulle implicazioni delle proprie scelte. Quindi più integri, più eticamente orientati. E queste altre due cose sono importanti, perché troviamo molto nell'educazione dei bambini. Saranno più capaci di prendere posizione con fronte ai tentativi di coesione e o collusione, perché si faranno più grandi, cercheranno di avere, come dire, di porsi più dal punto di vista, diciamo, dell'interesse pubblico e saranno anche meno inclini a cedere di fronte alle richieste di tenere un comportamento non etico da parte dei propri superiori. Queste sono le due grandi debolezze che noi rileviamo, diciamo, nella popolazione, tra virgolette, sia giovanile sia adulta. Io, avendole tutte e due, diciamo, credo che posso dire,
queste ultime due cose che abbiamo detto, quindi l'incapacità di prendere posizione nei confronti dei tentativi di corruzione e collusione e l'essere poco inclini a, diciamo, a tenere la botta di fronte a richieste dei superiori, sono due delle grandi debolezze che noi abbiamo, insomma, e che in qualche maniera si possono amare attraverso il rafforzamento dello spazio etico. Ecco, adesso si è. Non abbiamo più nulla. Ok. Non so più. Massimo, scusa, adesso ecco, adesso c'è di nuovo, non lo so cosa sta, qual è il problema di questo. Questo è PDF, Vediamo. giusto, giusto. No, sì, PDF questo, sì. Prima era PowerPoint, Questo si adesso vede, mi hai il chiesto problema è questo, Alessandro, PDF. Adesso no. tu. Ah, è una slide che non si vede. Prova ad andare Non avanti. si vede. Vediamo. Niente. Aspetta, cerco di risolvere al più presto il problema, Esatto, se ne scusami. vedono altre, vediamo un po'. Partiamo da questa qua. Allora, partiamo da questa. Tranquillo, abbiamo questa qui, si vedono le altre. Ok. Qui la trasferisco conoscenze e competenze civiche ai cittadini dipendenti pubblici. Io oggi ve ne faccio vedere uno di percorso nelle scuole. L'ho chiamato giusto o sbagliato, in che maniera presenta lo stesso schema, anche se adattato ai bambini, cioè il modo in cui noi adattiamo lo schema dell'ethical dilemma, che forse qualcuno di voi ha già si ricorda perché ci abbiamo fatto più di una lezione, cioè la formazione sui dilemmi etici, come si possono adattare questa formazione per le scuole. Adesso andiamo avanti, vediamo se qui funziona. Ecco, giusto o sbagliato, vediamo un po'. Ok, allora partiamo da una considerazione, c'è un articolo nell'agronomia dell'infanzia e dell'adolescenza, rispetto agli altri articoli, è uno degli articoli che consideriamo più rivoluzionari, che anche in qualche maniera considerato un principio di riferimento. Allora, l'articolo 12 dice una cosa abbastanza, come dire, spero condivisibile a tutti, cioè che il bambino deve poter esprimere la propria opinione su tutte le questioni che lo riguardano e diciamo, gli adulti hanno la responsabilità di prendere in seria considerazione diciamo, le opinioni espresse dai bambini. Questo è un articolo, come vedete, abbastanza lineare, che si divide in due. Uno rivolto al bambino gli dice: hai questa facoltà, questo potere di esprimere liberamente tutte le tue opinioni. L'altra metà dell'articolo si dice all'adulto: tu adulto hai la responsabilità invece di quando prendi una decisione sui bambini, di tenere in seria considerazione le opinioni espresse dai bambini. Quindi, se noi applicassimo, diciamo, l'articolo di per esempio, alle questioni che riguardano i bambini nelle scuole, quindi tutte le decisioni che prendono gli adulti nella scuola, dovremmo cominciare a pensare di articolare i nostri interventi in maniera molto diversa. Io faccio sempre un esempio con i docenti, con gli insegnanti, anche un po' per spiazzarli a volte su questo fatto. Se noi dovessimo applicare l'articolo 12 nelle scuole, per esempio, voi sapete il POF, i piani di offerta formativa, anche come vengono, diciamo, formati. I piani di offerta formativa, all'interno del piano di offerta formativa ci sono parecchi, moltissimi progetti che vengono proposti dalle scuole, poi il consiglio d'istituto li sceglie e poi pubblica il POF online. Se noi dovessimo applicare l'articolo 12, in realtà questa operazione non potrebbe essere, come dice correttamente, svolta senza una previa consultazione da parte dei confronti dei bambini o degli studenti, cioè di quelli che in qualche maniera hanno scuola, perché il POF, i progetti che stanno inseriti nel POF, come dire, sono questioni che riguardano anche i bambini, perché quei progetti poi effettivamente li svolgono i bambini. Questo non lo fa nessuna scuola, ma non perché ci sia una cattiva volontà, ma perché semplicemente non è una pratica, perché questo articolo 10 scritto dietro attraverso l'invenzione, in realtà è poco conosciuto ancora. Si fa riferimento all'articolo 12 solo, ad esempio, in riferimento a questioni
giudiziale, quando per esempio una coppia si sta per lasciare, la separazione non è consensuale, allora il giudice deve decidere se affidare un bambino al papà e alla mamma. Allora questo articolo 12 viene applicato nel fatto che il giudice deve ascoltare anche l'opinione del bambino e nella sua decisione deve prendere in seria considerazione l'opinione del bambino. Però quella norma che era nata per quel principio, che era nato nelle aule dei tribunali, poi diciamo, è molto evoluto ed è entrato praticamente in tutte le aree, diciamo, anche nella scuola, nei rapporti istituzionali. Quindi, per esempio, se un comune dovesse riqualificare un'area parco, non è che può farlo senza consultare, non può prendere decisioni senza aver previamente consultato i bambini che in quel parco, per esempio, ci vanno a giocare. Insomma, ormai queste sono pratiche che all'estero sono abbastanza, stanno prendendo abbastanza piede, insomma. Quindi, per la Convenzione ONU, l'articolo 12, appunto, noi dobbiamo cominciare a pensare che i bambini, quando diciamo in qualche maniera hanno a che fare con le regole, non sono completamente neutri, cioè non è che noi adulti stabiliamo le regole e i bambini in qualche maniera si attengono a delle regole diciamo, stabilite dagli adulti. In realtà l'articolo 12 ci invita a coinvolgere i bambini anche nelle decisioni che riguardano queste regole, l'assunzione di queste regole. Qui l'educazione al rispetto delle regole, che è un'educazione piuttosto classicamente intesa anche nella scuola italiana, tuttora classicamente intesa, ad un'educazione al rispetto alla comprensione delle regole. A volte dovremmo anche invitare i bambini a, come dire, a ragionare sulle regole e in qualche maniera anche alla formazione delle regole. E qui c'è già un primo link con la strategia anticorruzione. Per esempio, una delle grandi rivoluzioni, tra virgolette, della 190, soprattutto della legge sul codice di comportamento, invita le amministrazioni a il codice di comportamento nazionale, ma poi a reintegrarlo previa consultazione con i propri dipendenti e con l'esterno. Sapete che il codice di comportamento esiste una parte, diciamo, di standard minimi che vengono, diciamo, sanciti attraverso la legge, il decreto 63 del 2013, ma poi le amministrazioni sono tenute ad aprire una consultazione. La stessa cosa deve avvenire anche con i bambini. Allora, dilemma, scusate, lo spazio etico. Spazio etico, facciamo un piccolo refresh di che cosa si intende per spazio etico. È una locuzione introdotta da Lord Moulton, un economista inglese, un filosofo inglese, e in qualche maniera identifica il comportamento non esigibile per legge. Allora, che significa lo spazio etico dentro la scuola? Perché questo è un aspetto molto interessante, anche della fragilità del rapporto che esiste tra la scuola e la vita quotidiana dei bambini e delle bambine, perché quello che noi ravvisiamo è una scarsa, come dire, allenamento al cosiddetto comportamento non esigibile per legge. Allora, vediamo un po'. Il comportamento, lo spazio etico, cioè lo spazio del comportamento non esigibile per legge, è, diciamo, la contropartita del cosiddetto adeguamento alla regola. Cioè, noi alleniamo lo spazio etico, quindi lo spazio del comportamento non esigibile, diciamo, in due situazioni. Quando una regola non esiste, diciamo, una regola che determina o regolamenta quel determinato comportamento, quindi non ci spiega che cosa dobbiamo fare, ciò che è giusto e ciò che è sbagliato fare, e quindi ce lo dobbiamo trovare da noi il significato di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Oppure quando ci sono molte regole che in qualche maniera intervengono sullo stesso comportamento. Magari una regola dice che è giusto fare in un modo, un'altra regola dice che invece è giusto fare nel modo opposto, e noi in qualche maniera entriamo in crisi. È il caso proprio del dilemma etico, no? Quindi in questi due casi entra in gioco la capacità delle persone di sapersi autoregolamentare, cioè la propria autonomia, lo proprio spazio etico, sapere determinare ciò che è giusto e ciò che è sbagliato al di là di una norma, al di là di una regola che qualcun altro ha sancito esternamente. Okay? La scuola in realtà è una grande macchina
macchina per regole, chiamiamola così, cioè è una forte struttura, è tutto regolamentato dal momento in cui il bambino entra nella scuola la mattina, quando esce, più sono piccole, più ci sono regole in qualche maniera, ci sono prassi, norme comportamentali, ci sono il regolamento di istituto, ce ne sono tantissime di cose, c'è il curriculum scolastico, un'altra grande regola, insomma, no? Il piano dell'offerta formativa, insomma, sono tutte strutture che in qualche maniera ingabbiano, tra virgolette, anche in senso positivo, insomma, le vite dei bambini, perché in quel modo è possibile svolgere un'attività didattica e chiaramente questo funziona laddove appunto si verifica un adeguamento alla regola, nel senso che il fatto di avere molte norme, molte regole funziona quando chiaramente c'è la possibilità in qualche maniera di adeguarsi a queste regole. Che succede fuori dalla scuola, nel quello che chiamo il difficile percorso verso l'autonomia, che tutto cambia, insomma, quando vengono meno queste strutture molto rigide come esistono all'interno della scuola, queste che chiamo gabbie comportamentali, che sono costituite anche, cerchiamo di capire, non solo dalle regole, dalle relazioni che si instaurano all'interno della scuola, le relazioni per esempio nei confronti dell'autorità e quindi nei confronti dei docenti, le leadership, manda un po' in crisi i ragazzi, insomma, quindi, perché entra in gioco il cosiddetto comportamento non esigibile per legge, cioè lo spazio etico. I ragazzi non sono molto abituati a esercitarsi, al momento in cui devono prendere una decisione, nel cercare di capire, se la decisione che stanno per prendere ci siano o sbagliato. Questo, non avviene spesso nelle scuole, non esiste una materia che insegna a fare cosa del genere, non esiste la materia prendere una decisione giusta, come dire, insomma. Perché anche per esempio tutte le materie che sono legate per esempio alla cosiddetta legalità hanno a che fare con regole che però sono state scritte da altri, non ti dico quello che è giusto fare per poter, insomma, in qualche maniera stare bene tutti insieme, essere collettivo per promuovere il bene pubblico, ma non ti fanno ragionare quando non ci sono regole, oppure quando queste regole in qualche maniera ti creano una confusione. Quindi, quello che manca in questo momento e che noi cerchiamo in qualche maniera di riempire è l'attivazione di un contraddittorio sull'etica delle, quello che chiamano l'etica delle piccole scelte operate quotidianamente dai bambini. Quando parlo di bambini parlo anche degli adolescenti in particolare, insomma, la Convenzione ONU si occupa dei bambini e dei minori da 0 a 18 anni. Quindi l'idea è di attivare un contraddittorio che può essere anche conflittuale, però in qualche maniera abitua le persone, in caso i ragazzi, ad agire e prima di agire farsi determinate domande. Perché? Perché la conquista di uno spazio etico è parallela alla cosiddetta conquista dell'autonomia. L'autonomia, il vero termine, diciamo, della parola autonomia è molto interessante perché autonomia significa appunto autos stesso e non governare, vuol dire che si governa da sé, cioè una persona autonoma è una persona che ha sviluppato delle regole interiori, cioè che in qualche modo non dico che non ha bisogno di regole esterne, ma che ha sviluppato la capacità, e qui sta l'autonomia, di autoregolamentarsi. Vivere secondo le proprie leggi, che non significa estraneo dal contesto e dalla comunità, non è quella l'idea, non è un asceta l'autonomo, ma in quanto significato dell'applicazione delle proprie scelte. In questo senso sta il termine autonomia, e i percorsi che noi sviluppiamo cercano proprio di rafforzare, hanno proprio l'obiettivo di andare in questa direzione, di sviluppare autonomia attraverso lo spazio etico. Allora si fa. Prima cosa bisogna allenarsi, in quanto bambini, insomma, a risolvere i dilemmi etici che fanno parte proprio della vita dei bambini. Non possiamo parlare
etici tipo quello del dottor Rossi, famigerato dilemma etico del dottor Rossi, se a segnalare o non segnalare una condotta illecita di cui si viene a conoscenza, eccetera, eccetera, che io utilizzo nella formazione per gli adulti, per i dipendenti pubblici, perché quello è un contesto completamente diverso. Ma quali sono questi dilemmi etici dei bambini? Allora, ve ne racconto un paio, ma soprattutto il primo, perché anche perché vi rendiate conto un po' di come noi utilizziamo le storie, soprattutto, e da dove viene tutta quella questione di utilizzare i casi concreti. Allora, esiste una parte, diciamo, dell'attività di Save the Children è anche legata alla sicurezza su internet. Sapete che in questi anni, questo mondo, soprattutto nei confronti ragazzi, sì. Save the Children ha promosso già dal 2004 con Adisum questo progetto che si chiama Sicuro in Rete. Chiaramente il mio invito è andarvi a dare un'occhiata, c'è una raccolta di video molto interessanti. Io ne ho preso giusto uno di questi video, Storie di ordinario cyberbullismo. Esistono situazioni a rischio, c'è il cyberbullismo, c'è il sexting, c'è lo scambio di SMS, di messaggi a sfondo sessuale, c'è l'adescamento da parte di un adulto. Questo è il cyberbullismo e il sexting hanno a che fare soprattutto con relazioni tra pari, l'adescamento chiaramente ha a che fare con relazioni con persone adulte, chiaramente sono livelli molto pericolosi, soprattutto questo adescamento. Infatti in questo progetto c'entra anche la polizia postale, insomma, quindi immaginate che queste sono questioni che i ragazzi in questo momento vivono, diciamo, in maniera molto centrale. Insomma, se voi vi presentate con questo tipo di esempi, insomma, di casi, non avete nemmeno bisogno di suscitare interesse, perché l'interesse ce l'avete subito e immediatamente, perché queste sono le cose. Tra l'altro sono le cose più interessanti da fare con spazio. Perché? Perché qui le regole quasi non esistono, insomma. Sapete che per iscriversi ai social network bisogna avere 14 anni, modificano la proprietà. Esistono poi situazioni in cui veramente non esistono regole. Quindi in realtà spazio etico, lo spazio etico non è che questi ragazzi poi vanno a trovare regole e da una parte, già che non esistono di queste regole, ma poi sono molto difficili da reperire, soprattutto i dottori e anche gli insegnanti non le conoscono, spesso e volentieri non sanno poi gestire, che tipo di consiglio dare ai bambini. E quindi la situazione c'è, però, lo spazio etico dei bambini. Questa situazione, un video fatto di varie parti. Nella prima parte viene descritta una storia cosiddetta di ordinario cyberbullismo. Noi non abbiamo la possibilità di far vedere il video, io vi invito a fare, è molto bello, fatto molto bene, però diciamo sintetizziamo la storia in brevissimi passi. La storia come si avviene a scuola è come salire sul ring, o lo prendi o lo dai. La storia infatti narra di questo Gaetano, che spesso viene scritto Gaetano, quindi potete già immaginare che tipo di presa in giro c'è sotto già il nome. Ha subito attirato l'attenzione della classe e non solo per i capelli. Quindi questa è la storia di un ragazzino, tra virgolette, diverso, no? Che è eccentrico, che, come potete immaginare, all'interno delle classi, dei gruppi adolescenti, ma anche più piccoli, insomma, dell'età, diciamo, post-11 anni, post-elementare, già dalle medie in poi, suscita l'attenzione spesso morbosa, in qualche maniera non eticamente orientata, dei propri compagni di classe. Spesso e volentieri queste storie finiscono quella che viene poi classicamente inquadrata come cyberbullismo o bullismo. In questo caso cyberbullismo significa semplicemente che il bullismo viene praticato sui social network e sulla rete, ma in realtà non cambia molto dal punto di vista emotivo. Quindi questa storia, dentro di questa storia non c'è Gaetano, perché in realtà, e questa è una cosa molto importante, al centro di questa storia c'è l'amica di Gaetano, che dice:
c'è qualcosa che non funziona. Lei fa parte di questo gruppo che ha aperto un profilo Facebook che lo chiamano proprio Gaetano, che prende in giro quotidianamente questo povero ragazzo. Lei fa parte di questo gruppo, chiaramente non si rende assolutamente conto delle implicazioni che le loro attività di profilo di ragazzo hanno nei confronti di Gaetano, anche perché Gaetano ha un atteggiamento molto strano, che lo chiamano loro, cioè ride a tutte le loro situazioni, ride apertamente, è quasi un gesto di sfida, ma loro non la riconoscono come un gesto di sfida, un gesto anche forse di rassegnazione. Poi immaginate che queste cose succedano veramente, succedono sempre più spesso. Quindi, altro mi dice, ma c'è perché è una questione legata a questo, è una cosa molto interessante. La prevenzione però non agisce sul corrotto, agisce sul contesto, quindi si agisce sui cosiddetti testimoni, il caso per esempio del whistleblowing, cioè il rafforzamento del contesto organizzativo. Cioè in realtà non si dovrebbe operare direttamente appunto determina il reato, perché lì c'è la repressione che dovrebbe agire, poi se agisce bene o male lo sappiamo noi. Però l'idea è che la prevenzione agisca sul contesto, quindi sul rafforzamento sia dell'individuo che osserva questi fenomeni, sia del contesto organizzativo che è più preparato, e quindi per esempio analisi e gestione del rischio. Nel cyberbullismo, come nel bullismo, è esattamente la stessa cosa, perché ci si è resi conto dopo tanto tempo che si studiano questi fenomeni che in realtà se si agisce sul bullo o sulla vittima si hanno dei risultati parziali. Quello che crea veramente fa la differenza è agire sul cosiddetto testimone e sul contesto. Quindi agire, rafforzare la capacità del testimone, cioè di quello che osserva questi fenomeni, di non lasciar perdere, non lasciar stare, ma di reagire in qualche maniera. In questo caso l'amico Gaetano capisce che c'è qualcosa che non funziona, no? L'evento, che gli fa generare dentro un dilemma etico, è quando il gruppo di ragazzi che in qualche maniera prende in giro Gaetano organizza un'uscita in cui Gaetano in qualche maniera viene addestrato, dicendo che conoscerà una bellissima ragazza. Invece, poi si presenteranno tutti insieme e fanno questo scherzo, insomma, di cui di lui. L'amica deve decidere, prende la pipì, c'è qualcosa che non funziona in questo comportamento del povero, decide andarci o non andarci a questo, e anche altre cose, tra questo che deve avere nei confronti del proprio gruppo. Quindi se può, come dire, metodologicamente questo all'interno di un assetto che vi ho fatto già vedere altre volte su come si gestisce la disciplina, e allora è lo scenario di vita reale che in qualche maniera noi utilizziamo e che appunto parla di questa amica di Gaetano. L'amica di Gaetano è stata invitata dal resto della classe al solito appuntamento dove si presenteranno in molti a prenderlo in giro. Classica situazione. Ma queste sono cose che succedono veramente, ne succedono tantissime. Questo, se voi fate una prova e andate in scuola e presentate questo caso, i ragazzi stanno, diciamo, in qualche maniera non attenti di più, perché è proprio la loro vita, e sono testimoni, sia come vittime, sia come bulli, ma soprattutto come testimoni, perché la grande platea di persone non sa più votare in questa situazione, capisce che c'è qualcosa che non va, ma se te la senti di andare contro il gruppo è piuttosto difficile. Per andare contro il gruppo tu devi essere abbastanza certo, devi avere quello che noi chiamiamo una posizione su un comportamento giusto e perché un comportamento è sbagliato. Quindi le opzioni sono quattro, ne abbiamo messe due su ci deve andare e due su non ci deve andare. Però vi faccio vedere questo schema perché questa è metodologicamente la meno in maniera presentiamo i casi dentro la classe, perché poi potremmo dividere i ragazzi e
e cercare di chiediamo ad ogni gruppo di sviluppare una propria scelta e di fondarla in qualche maniera su una logica. Vi ricordate il discorso dell'etica? L'etica cerca dei fondamenti logici per una scelta. Ok? La prima attività che noi proponiamo ai ragazzi, una volta che gli presentiamo il caso, che in realtà gli facciamo vedere un video, sostanzialmente un video di un paio di minuti, gli facciamo prendere una prima decisione, una decisione intuitiva, perché poi questa decisione va valutata e comparata con la decisione che prenderanno successivamente, dopo aver fatto tutto questo percorso. Scrivi l'istinto della tua decisione su un foglio di carta e tienitelo per te, mettilo da parte, cerca di in qualche modo che hai scelto di fare. Ok? Adesso comincia la seconda attività. Ora giochiamo a pensa prima di decidere. Prima di decidere, quale decisione farà stare bene il maggior numero di persone? Ok? Importante, perché qui c'è lo schema dell'utilitarismo, che poi magari se abbiamo tempo ne parliamo. Abbiamo già parlato sul conflitto di interessi. L'utilitarismo è quell'approccio filosofico, diciamo, dell'economia, che in qualche modo fu inventato da Jeremy Bentham, ma che è giusta, una scelta è giusta quando massimizza la felicità del maggior numero di persone. Più o meno è così, insomma. Quindi noi chiediamo ai bambini, prova a pensare, qual è la scelta che tra andare o non andare che farà stare bene il maggior numero di bambini, di persone? Diciamo, nel fare questa scelta non devi considerare alcuna regola o quello che ti dicono che sia giusto gli altri, perché può influenzare. Infatti, l'utilitarismo bentaniano, la massimizzazione della felicità, diciamo, è in qualche maniera separata da qualsiasi principio dogmatico o norma, no? Anche in questo senso è una rivoluzione rispetto a quello che veniva prima, diciamo, nella filosofia etica. Adesso lasciamo da parte un attimo Bentham e torniamo sui bambini. Una volta che ragionano queste due cose, annotano la loro decisione se eventualmente è diversa da quella che avevano preso precedentemente. Cioè, se ragionando su quale decisione farà stare bene il maggior numero di persone, in realtà è la stessa decisione che avrebbero preso istintivamente precedentemente. Per fare questa attività noi somministriamo, diciamo, questo strumento che è un'analisi, la scelta farà stare bene i miei compagni, e allora devo capire se la scelta di andarci farà stare bene i miei compagni, allora metterò una spunta sul ci vado, o Gaetano, o altri attori, diciamo, dovrebbero essere i genitori di Gaetano, i miei genitori, gli insegnanti, chi più ne ha più ne metta, loro sono liberi di scegliere. La qualità, diciamo, dell'attore in causa, chiamato in causa. Terzo livello, e qui alziamo la posta, come diciamo. Ora giochiamo al gioco dei diritti. Sai che tutti i bambini hanno dei diritti, sono scritti nella Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Adesso prova a leggerli e a prendere la decisione che ti sembra più giusta, cioè che sia più rispettosa dei diritti ai letti. Ulteriore passaggio, dall'utilitarismo bentamiano puro entriamo nel cosiddetto utilitarismo deontologico, cioè la scelta non va fatta calcolando, diciamo, conseguenzialmente le utilità, diciamo, delle persone su cui si scarica la scelta, ma la scelta va presa in base ad un principio, ad una regola che se in qualche maniera se guida da tutti, significa il benessere collettivo. In questo caso, questi principi stanno dentro la Convenzione ONU, noi utilizziamo la Convenzione ONU come principi di massima, insomma, che possono aiutare i bambini a fare questo tipo di orientamento. Quindi si passa da un utilitarismo puro a un utilitarismo deontologico. Se qualcuno si ricorda la presentazione sul conflitto di interessi, magari questo gli discatta, diciamo, comunque. Quindi questo è lo strumento che noi somministriamo, gli diamo una convenzione semplificata su 42 articoli molto semplici, facili da leggere in qualche maniera, in alcuni casi per i bambini più piccoli gli diamo anche la versione quella con le immagini, perché è più facile ancora.
E vi facciamo in qualche maniera segnalare, evidenziare se ci sono degli articoli che in qualche maniera aiutano, lo aiutano a prendere una decisione, nel senso di andare o non andare a questa, diciamo, a questo appuntamento con gli altri del proprio gruppo. Vi anticipo che esiste un articolo 2 che parla appunto di non discriminazione, che tutti i bambini devono essere trattati nella stessa maniera, quindi sicuramente quello ce lo mettono. Poi l'articolo 29 che ha a che fare con la scuola, che deve valorizzare come dire, le vocazioni dei singoli. In questo senso la diversità è un arricchimento, quindi probabilmente anche il 29 potrebbe essere messo. Poi c'è l'articolo 19 che in qualche maniera protegge i bambini da ogni forma di abuso o maltrattamento, insomma anche l'abuso emotivo e maltrattamento. L'analisi di questi articoli di riferimento che i bambini possono utilizzare per fondare la propria scelta. Okay. Questo è il terzo livello della scelta. Vedete, questo a popolarsi di principi di riferimento e di. L'ultimo elemento è quello che giochiamo al che ne pensi. Ora, sai che tutti i bambini hanno diritto, Gaetano ha il diritto di non essere trattati come diversi dagli altri, che probabilmente esce fuori l'articolo 2, esce quasi sempre questo articolo 2. Ora prova a chiedere a Gaetano cosa ne pensa veramente, cerca di capire qual è il suo punto di vista su quello che dovresti fare. Prova a chiedere cosa pensano veramente anche i tuoi compagni, chiedilo individualmente, chiaramente. Annotala sul tuo foglio di carta. Ultimo elemento, perché questo è l'ultimo step, è cosiddetto rispetto dell'articolo 12, cioè chiedi alla persona su cui in qualche maniera si scarica la tua decisione, se andare o non andare a questo appuntamento, quali potrebbero essere, cosa ne pensa di questa scelta? Perché se vi ricordate, l'articolo 12 è: i bambini hanno il diritto di esprimere liberamente la propria opinione su tutte le questioni che lo riguardano. Effettivamente è proprio questione che riguarda che ha consultato. Qui è, come si dice, facciamo luce anche su un equivoco che spesso non è che sono solamente gli adulti che consultano i bambini, ma in realtà questa consultazione può avvenire anche tra pari, anzi il rispetto dell'articolo 12 sia anche tra pari. Quindi se un bambino prima di prendere una decisione consulta la persona nei confronti della quale quella decisione produrrà degli effetti, in questo caso degli effetti molto negativi, come appunto la presa in giro, l'adesione, allora siamo dentro l'esercizio dell'articolo 12. Quindi, in qualche modo, attraverso questa attività, noi facciamo in modo che i bambini entrano in contatto anche con l'articolo 12, con questa idea del prendere in seria considerazione le opinioni degli altri. Ok, annota la tua decisione se è diversa dal tuo foglio, sul tuo foglio di carta. Quindi noi in qualche maniera attraverso questo processo, come vedete, non cerchiamo di calare dall'alto troppo, ma cerchiamo di avere un processo che in qualche modo incrementi la loro capacità, li alleni nella loro mente a visualizzare che ci sono dei passaggi da fare prima di prendere una decisione, che quando uno avverte, inisce questo dilemma etico, cioè questo disagio nella cosa, farla, il dilemma etico infatti è questa caratteristica per cui qualsiasi scelta tu operi avrà un costo. Se la bambina all'amica di Gaetano andrà come dire, all'appuntamento, sicuramente magari si diverte, però avrà un costo perché pensa che quella cosa in effetti non è giusta. Se non andrà all'appuntamento, se la dovrà vedere con il proprio gruppo e vi posso assicurare che l'influenza del gruppo di appartenenza nei bambini o negli adolescenti è potentissima, quindi per poter sconfiggere questa influenza c'è bisogno di sviluppare una posizione etica molto forte, molto radicata, quindi le persone devono allenarsi abbastanza profondamente. Quindi noi aiutiamo i bambini a creare questa posizione etica, cioè ragionare su un concetto che invece è molto complesso, che nemmeno gli adulti spesso e volentieri osserviamo che non ci stanno proprio nemmeno gli adulti. Abbiamo visto in qualche maniera abbastanza brevemente fatto vedere
i passaggi appunto relativi all'utilitarismo benthamiano, all'utilitarismo harrodiano e poi nell'ultimo senso l'anarchia Sen. Ci dedichiamo solamente un momento su Anarchia Sen, poi se volete potete sul slide individualmente, perché insomma il percorso ho cercato di tracciare il percorso in maniera abbastanza chiaro attraverso. Ecco, questo esempio qui per sintetizzare le posizioni taniane e harrodiane, insomma, in qualche maniera. Qui sono le due decisioni diverse. Probabilmente Bentham, se fosse vivo e se parlasse a questi bambini, soprattutto a questa bambina che sta dentro il dilemma etico, immaginate la bambina con l'angelo e il diavoletto, insomma, Bentham si comporterebbe un po' come il diavoletto, perché la inviterebbe ad andarci. Perché? Perché fa un ragionamento molto semplice. Per Bentham non esistono regole, norme, principi, doni da rispettare, esiste solamente la conseguenzialità dell'atto, cioè il fatto che quell'atto la massima utilità per il massimo numero di persone. Quindi lui dice, mettiamo intorno a un tavolino tutti i nostri amici, compreso Gaetano, e facciamo una somma delle utilità. Probabilmente uscirà che i bambini che si divertono saranno di più, e quindi è giusto andarci, perché quel comportamento massimizza la felicità delle parti in causa, e quindi probabilmente consiglierebbe ai bambini di andare all'appuntamento di l'aderisione collettiva. Invece Harrod, che è un teologica, in qualche maniera privilegia, come dire, i principi e le regole che stanno alla base dei comportamenti. E quindi dice: attenzione, vediamo se nella Convenzione ONU sull'infanzia e sull'adolescenza esiste una norma che ci dice come ci dobbiamo comportare. Effettivamente esiste l'articolo 2 sulla non discriminazione, quindi tu non ci devi andare. Perché? Perché se tu ci vai, discrimini quel bambino. Quindi questi sono i due schemi di riferimento. Ma esiste un terzo schema, che è quello appunto di Amartya Sen, che abbiamo rilevato nel quarto step, cioè chiedere direttamente a Gaetano, cioè, quello che pensa, no? E quindi includere nel tuo processo decisionale anche la voce, articolo 12, del soggetto nei confronti di quale si scarica la tua decisione. E infatti si invitano, in questo caso la mia invitata, a chiedere direttamente a Gaetano, ad una speciale modo di essere, insomma, di andare un po' a fondo e cercare di capire cosa effettivamente Gaetano pensa di quei comportamenti, se vanno bene, se non gli vanno bene, perché non gli vanno bene, ok? In che senso si produce l'idea di Amartya Sen, che appunto gli interessi vanno inclusi all'interno della decisione, non va esclusi. O perché si segue una regola o perché non si seguono regole. Quindi l'amica che si muove all'interno dei limiti adeguati dai principi della CRC opera una scelta attraverso un processo decisionale inclusivo, cioè consultando colui nei confronti del quale tale decisione avrà un effetto. In questo modo produce una decisione inclusiva che valorizza al massimo la voce e le opinioni dei ragazzi. Ma capite che noi non ce la possiamo andare a come dire, a trasferire in questo modo, dobbiamo inventarci delle modalità. Perciò i casi sono così importanti, perché i casi semplificano in qualche maniera, illustrano in maniera molto più semplice di come sarebbe, almeno 300-400 anni di ragionamenti su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, che poi si consolidano in vite filosofiche appunto molto importanti. Ok? Un secondo caso, giusto per stuzzicare ancora, diciamo, sui casi, e di cosa non nelle nostre scuole, in realtà succedono nelle case, insomma, e soprattutto in cui i genitori temono di più, in qualche maniera. Sempre un caso di un video preso da sicuro in rete, Internet e l'amore ingannevole si chiama. C'è una bambina che dichiara nel primo video, fatto molto bene anche questo, brevemente dice: io amo una persona e non lo sa nessuno, diciamo, è quasi nessuno, in realtà lo sa lui, perché chiaramente sono innamorata di lui, io perché? E la mia ex migliore amica, perché ex migliore amica? Perché in realtà la
era la migliore amica, però la migliore amica ha cominciato a rompergli le scatole su questo rapporto. Dice: non va bene questo rapporto, l'hai conosciuto su internet. Ma la cosa peggiore è che appunto all'amica non gli sta bene questa differenza di età, cioè 13 anni, invece lui ha 33 anni. Chiaramente in una situazione reale, adolescenziale, immaginate, un'amica si trova di fronte a un racconto del genere da parte di una bambina e è chiaro che gli si crea un grosso dilemma etico. Che faccio? Gli dico tutta la verità senza paura, come farebbero i parresiasti, no? I whistleblowers li chiameremmo noi, no? Cioè, gli dico esattamente quello che penso, però poi, come dire, potrei subire una ritorsione, in questo senso appunto, vedere la mia ex migliore amica, perché chiaramente una persona innamorata, che come si dice a Roma, ha perso completamente la brocca per quello che sta su internet, chiaramente gli dice tutte cose carine, tutte cose che non trova all'esterno, perché poi infatti lei si trova a essere isolata, dal mondo, dai propri amici, dai propri compagni. Quindi in quella situazione, in quella relazione malata, tra virgolette, lei trova tutto ciò che è buono e giusto. E chiaramente un'amica che gli viene a rompere le uova nel paniere, lei ha una reazione molto, molto difensiva. E quindi la si comincia a considerare la sua ex migliore amica. E in realtà anche in questo caso il protagonista non è la persona che ha, come dire, la relazione, ma è l'amica, no? Perché l'etico non sta nella testa della ragazzina che ha quella relazione, anzi, lei è completamente sbroccato, si direbbe. Il dilemma etico nasce in chi osserva questa situazione e ha, come dire, e ha cura dell'interesse, in questo caso dell'amica. E vedete come questa cosa è abbastanza simile, anzi assolutamente una dinamica sovrapponibile a quello che succede nelle pubbliche amministrazioni quando un soggetto, un funzionario, insomma, un dipendente pubblico, come dire, si osserva e testimone di un fenomeno, di una condotta illecita, quindi un fenomeno corruttivo, per esempio. Come dire, quella persona nel suo animo comincia a emergere un dilemma etico perché in realtà quella persona potrebbe avere, come dire, cura in maniera particolare dell'interesse pubblico e vorrebbe non vedere che l'interesse pubblico sia calpestato in quella maniera lì. E quindi si crea un problema perché nel momento in cui lui dirà la verità senza paura, come i parresiasti greci, come Michel Foucault ci insegna, probabilmente può ragionevolmente pensare che sarà vittima di ritorsione, no? Quindi qui tutta la questione legata, per esempio, alla riservatezza della denuncia, eccetera, eccetera. Immaginate che nel mondo dei piccoli succedono esattamente le stesse cose, chiaramente i contesti sono diversi, ma le dinamiche sono le stesse, perché più che un rapporto lavorativo, nel caso c'è un rapporto di amicizia che potrebbe essere rotto appunto da una. Come dire, da una denuncia, una segnalazione che l'amica fa direttamente al soggetto che in quel momento è in pericolo, no? Vede come è sovrapponibile al 100% la dinamica. Infatti, noi lo facciamo: il bullismo e il whistleblowing e l'abuso è esattamente la stessa dinamica. Ecco, lo mettiamolo sul real life scenario con la nostra metodologia in cui utilizziamo questo schema. L'evento critico, appunto, che la sua migliore amica ha un pericoloso rapporto con un adulto, l'amica non ascolta i suoi consigli e l'amica ha deciso di incontrare l'uomo. Perché? Perché c'è un salto di qualità in questa relazione. Finché le cose stanno online, non dico che va bene, però ci può stare, non c'è un contatto, non c'è un contatto fisico, non c'è un pericolo. Ma nel momento in cui la persona di 33 anni, o anche l'amica, poi dipende un po' dalle questioni, propongono di incontrarsi, e qui il pericolo fa un salto di livello molto forte, perché non si può mai capire cosa può succedere. Ci può essere una situazione di abuso, può essere un abuso fisico, ma può essere anche un abuso emotivo, altrettanto pericoloso, insomma. Quindi la questione comincia a diventare piuttosto seria. Allora l'amica si trova veramente a un bivio, quel dilemma etico diventa veramente qualcosa di molto grande, molto difficile da gestire, perché non sa effettivamente cosa fare.
ci sono tre opzioni qui che ho messo. Se ne frega, perché in realtà lei è una ex amica, quindi se è stata trattata in quel modo dalla sua amica, allora le restituisce pan per focaccia e non gli dice niente. Fai la tua fine, vai per il tuo destino. Se lei è un pochino più infido, cioè la capisce, però non fa nulla. È una seconda posizione, per cui capisce che è sbagliato quel comportamento, no? Può anche andarglielo a dire a quell'amica, però poi non fa nulla concretamente per fermarla. Attenzione che qui ci sono degli elementi di analogia con quello che succede nella pubblica amministrazione incredibili. L'ultima opzione, non solo che ha sbagliato, ma effettivamente, come si dice, prende azione, avverte un adulto. Va dalla maestra, va dalla professoressa, va dalla mamma, va da sua madre, va direttamente dalla polizia, lo fa una segnalazione alla polizia postale, fa un qualcosa per effettivamente mettere al sicuro l'amica, anche se sa benissimo che l'amica reagirà malissimo, e tra virgolette la considererà la peggiore persona del mondo. E succede esattamente con la pubblica amministrazione. Ci sono stati casi in cui i dipendenti pubblici hanno segnalato perché hanno visto che la situazione andava concretamente, come dire, ledendo l'interesse pubblico attraverso comportamenti corruttivi, quello che volete voi, anche di pericolo. E la prima reazione dell'amministrazione pubblica è qual è? Applichiamo l'articolo 12, cioè pensiamo a quella persona perché ha nuociuto gravemente all'immagine della pubblica amministrazione. Cioè, la prima reazione è sempre molto difensiva. Per questo bisogna proteggere queste persone che in qualche maniera assumono il coraggio di prendere una posizione, perché in realtà molto spesso noi osserviamo che le persone appunto capiscono, comprendono, sanno che è giusto e sanno che è sbagliato, ma si fermano a quell'opzione lì. In realtà come dire, il vero strumento, tra virgolette, di anticorruzione in questo caso, in tutti e due i sensi, sia nel rapporto tra adulti che tra bambini, è proprio denunciare. E la denuncia non è mai indolore, che siano i bambini piccoli e sia che siano gli adulti. Perciò è così difficile. Immaginate che tipo di angoscia può avere una bambina, che ne so, di 10 anni, di 13 anni in questo caso, che è testimone di questa situazione. Quindi queste sono un po' le cose. Noi le facciamo anche in questo caso esercitare i bambini in quelle quattro step che vi ho detto prima, finiamo poi con la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, in cui c'è una regola molto chiara, articolo 17. Un articolo 19 che parla appunto che un bambino non deve ha il diritto di essere protagonista di abuso, insomma, e quindi l'adulto si deve dar da fare per fare in modo che questo diritto venga effettivamente esercitato. Come si fa? Cercando di creare delle procedure, delle policy di segnalazione, delle procedure di, in inglese si chiama reporting abuse, riportare l'abuso in maniera sicura all'adulto. Adesso sono esattamente le stesse cose per i bambini. Se voi le trasportate per gli adulti, sono le cosiddette policy di whistleblowing, cioè procedure fatte ad hoc per i dipendenti pubblici che proteggono i dipendenti pubblici garantendo l'anonimato e la riservatezza delle segnalazioni da eventuali ritorsioni o dei soggetti che in qualche maniera sono stati chiamati in causa, o in molti casi proprio dall'amministrazione stessa che si sente lesa nella sua immagine. Adesso in Italia noi stiamo osservando questo, soprattutto quando qualcuno parla e in qualche maniera mette a nudo, diciamo, dice la verità, in questo caso senza paura, la prima reazione è sempre difensiva. Perché? Perché le componenti politiche e componenti dirigenziali sentono di essere lesi nella propria capacità, nella propria integrità, insomma, e quindi la prima cosa che fanno è licenziare sanzioni disciplinari, tutte fondate sull'articolo 12 del codice di comportamento, che è l'articolo che è dedicato proprio a garantire appunto che la pubblica amministrazione non venga lesa nella sua immagine, insomma. Ne abbiamo parlato anche l'altra volta nell'ultimo webinar. Quindi in qualche maniera noi aiutiamo a capire il perché poi avvertire un adulto
ha più senso rispetto alle altre scelte. Allora, rispetto, prima di passare all'ultima slide dove presento un po' quello che si sta facendo, vedo queste tre, avverte un adulto, la capisce e se ne frega. Queste sono le tre posizioni, proviamo a entrare, diciamo, parallelismo con la pubblica amministrazione. Esattamente sono le tre posizioni che noi ritroviamo anche presso i dipendenti pubblici e che in qualche maniera descrivono diciamo, una reazione quando un dipendente pubblico si trova a essere testimone appunto di un evento corruttivo. Chiaramente c'è un se ne frega, nel senso che c'è molta gente, poca gente, adesso questo non lo saprei dire che in qualche maniera. Non si fa nessun tipo di problemi, insomma, quindi non sviluppa nessun dilemma etico. Ma poi le posizioni che stanno sono queste: la capisce, lo avverte un adulto, nel nostro caso è appunto capisce che c'è stato un evento corruttivo e la superiore segnala, quindi agisce in senso del no? E sono posizioni molto diverse perché in realtà noi siamo pieni di gente che capisce, cioè noi siamo veramente scarni di persone che invece poi assumono la decisione di riportare questo abuso. E questo anche perché, appunto, come dicevo prima, effettivamente operare questa scelta è effettivamente una pericolosa, è tuttora pericolosa. Per questo si invoca da più parti una normativa ad hoc sul whistleblowing. Per questo anche se si ha così paura del whistleblowing, perché effettivamente è uno dei pochi strumenti di prevenzione della corruzione che effettivamente può cambiare le carte in tavola. Come noi abbiamo osservato, cambiano le carte in tavola con i bambini, no? Riportare un abuso è una situazione difficile, anche una situazione che effettivamente risolve, che previene eventuali danni. Immaginate che nel momento in cui quella bambina va a incontrare l'adulto di 33 anni e questo adulto non ha buonissime intenzioni, quella bambina vivrà un'esperienza che non dimenticherà mai per tutta la vita, che la segnerà probabilmente per tutta la vita. Quindi per questo la prevenzione è molto più importante che la repressione, perché quella bambina non ci deve proprio arrivare a incontrare quella persona. 33 anni. Per farlo, stanno intorno, devono sviluppare una posizione etica. I giudizi che avranno, oltre il sentimento di repulsione che quella bambina poi avrà nei confronti della sua ex amica, no? Ok? Allora, quello che sta succedendo un po' in giro, vi dico un po' di cose che stiamo facendo noi e cose che invece stanno facendo altre. Questo chiaramente si aggiunge a quello che diceva Patrizia Schifano prima, che in Sicilia abbiamo attivato tutto un ragionamento su questi temi, molto interessante. Allora, la prima cosa è quella abbastanza, credo, conosciuta, che è il MIUR, l'ANAC, l'Associazione Nazionale Magistrati, la Direzione Nazionale Antimafia, hanno firmato quella che viene definita la carta di intenti. In cui appunto l'articolo 1 definiscono un po' un ambito di intervento, quindi nel pieno rispetto dei principi delle scelte di autonomia scolastica, queste istituzioni si impegnano a promuovere un programma pluriennale di attività realizzabile nell'ambito dell'insegnamento di cittadinanza e Costituzione. Quindi questa carta di intenti per noi è molto importante perché in qualche maniera ci dà, come dire, l'opportunità, ci dà anche insomma, la copertura istituzionale per dire effettivamente è importante uscire dall'amministrazione e portare questi temi dentro un contesto dove questi ragionamenti nascono, si stanno sviluppando. Perché è lì il segreto, insomma, noi abbiamo fiducia sicuramente dei cambiamenti delle persone adulte, però sappiamo abbastanza bene che la flessibilità e la plasticità, diciamo, dei bambini è ben altra cosa, cioè inserire questi elementi in un percorso di crescita, ad esempio adolescenziale, perché queste cose più o meno si sviluppano tra il 11° anno e il 18° anno. Prima in realtà questi ragionamenti sono un po' complicati da fare con i bambini perché i bambini tendono a compiacere l'autorità, quindi ti dicono quello che è giusto perché è quello che pensa tu, e
che loro dicano, insomma, per compiacere un po' l'autorità. Invece da 11 anni in poi comincia una fase in cui cominciano a interrogarsi su questi, su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, insomma. Quindi il fatto che il MIUR e l'ANAC siano messi insieme per questa cosa sia molto importante, perché questo ci dà un po' anche una sveglia, insomma. Cioè, attenzione, noi quando andiamo nelle scuole abbiamo carta canta, diciamo, abbiamo una base istituzionale su cui poggiare, diciamo, le nostre proposte. Quello che volevo però farvi vedere brevemente, abbiamo giusto 5 minuti, è quello che sta facendo il Comune di Velletri. Perché? Perché il Comune di Velletri forse è il primo, insieme poi vedremo il Comune anche di Aragona, che insomma il nostro amico comunale si sta dando molto da fare. Anche nel Comune di Velletri c'è un segretario comunale, la dottoressa Menichelli, molto attenta a questo tipo di questioni, e nell'aggiornamento del piano triennale anticorruzione ha inserito nel piano della formazione un intervento di ampio respiro culturale educativo, coinvolgendo tutte le scuole del Comune di Velletri. Cioè, l'idea del Comune di Velletri è che tutte le scuole facciano dei percorsi sia su quello che vi ho presentato io prima, sia anche sulla partecipazione, che sarebbe stata la seconda parte, diciamo, del nostro intervento. L'ha chiamato proprio rafforzare lo spazio dei cittadini del futuro, nella convinzione che il Comune e la scuola possano interagire con i soggetti istituzionali, eccetera, eccetera. Come vedete, la cosa importante è avere un grosso impatto. Perciò è importante che il Comune, cioè che le amministrazioni locali in questo caso, si diano da fare, perché in realtà se fosse una singola scuola, se fosse un'organizzazione del terzo settore, per quanto autorevole, quello che volete voi, però non sarebbero in grado di impattare fortemente sul territorio. L'unico sistema per impattare è che l'ente locale si faccia proprio promotore di queste iniziative e coinvolga tutte le scuole. Quello che ha fatto il Comune di Velletri, perché poi ha reso operativo questa cosa qui, e in questo momento ci sono io che gli sto dando una mano, ha organizzato 3 incontri di progettazione con un gruppo di docenti rappresentativi di tutte le realtà scolastiche locali. Stiamo sviluppando insieme a questi docenti dei progetti, dei percorsi basati su quello che vi ho raccontato io oggi, e cerchiamo di produrre alla fine di questi percorsi dei progetti, dei piani che poi entreranno a far parte del POF del prossimo anno. È molto importante che i docenti, che la dirigenza scolastica sviluppi dei piani personalizzati. Perché? Perché ogni realtà è diversa, ogni contesto scolastico è diverso, e quindi è importante che loro sviluppino quello di cui hanno veramente bisogno. Okay? In più, attraverso questi gruppi, in qualche maniera imparano anche una metodologia, perché in questo momento stiamo affrontando proprio il cosiddetto ethical dilemma training, cioè la formazione sul dilemma etico, quei 4 step di cui vi ho parlato prima, e stiamo cercando di capire come si può trasferire questo. Perché è chiaro, se viene un'organizzazione esterna e fa questi laboratori è tutto bellissimo, ma quello che cambia veramente la situazione è che siano proprio i docenti, gli insegnanti a cominciare a fare questa attività. È lì che cambia la situazione, che ha un impatto, che l'operazione è sostenibile. Questo, insomma, il Comune di Velletri l'ha capito, credo, molto bene, e secondo me in maniera molto intelligente sta operando in questo modo qui. Questo è lo schema, diciamo, di questi incontri preparatori con i docenti, che alla fine appunto produrranno dei percorsi formativi, e poi ci sono 2 incontri di supervisione, cioè per cercare di capire come sta andando l'anno prossimo, sempre con lo stesso gruppo di lavoro. Lo stesso sta facendo il Comune di Aragona, anche se chiaramente con metodologie e approcci completamente diversi, però è importante capire che si stanno muovendo, sempre, diciamo, sulla spinta dei cosiddetti responsabili della prevenzione della corruzione. In questo caso sono anche i segretari comunali, quindi, come dire, appunto, c'è attualmente un dibattito molto aperto su questa figura dei segretari comunali, ma in realtà in questo senso stanno funzionando molto bene, sono molto importanti avere queste figure, perché in qualche maniera diventano dei leader della promozione dell'integrità e della legalità all'interno dei propri territori. Il Comune di Aragona,
quel proprio segretario comunale, ha promosso Prevenzione della Corruzione 2.0, andare oltre l'adempimento, perché l'obiettivo è proprio entrare nelle scuole, cercare di fare in modo che questo piano anticorruzione appunto esca da queste stanze, da questo linguaggio tecnicistico, da questi strumenti piuttosto formalistici, ma divenga poi, abbia un impatto a livello della comunità locale, abbia un riscontro soprattutto nella popolazione giovanile. Quindi anche il Comune di Aragona, ci sono i link qui se volete potete andare, credo che il segretario comunale si chiami Michele Iacono se non sbaglio, però Patrizia qui tu magari dammi una, se non ho detto esattamente il nome, ma mi sembra di sì, Michele Iacono. Tra l'altro persone, questi responsabili che hanno partecipato ai corsi del Formez, quindi con cui siamo in contatto. Ok. Poi c'è un altro, un ultimo, diciamo, percorso che è però molto legato alla corruzione, quindi al fenomeno, chiamiamolo così. Quindi questo è l'altro approccio, insomma, parlare di corruzione, e quindi sapete, noi privilegiamo l'aspetto dell'integrità, cioè difficilmente ragioniamo sulla corruzione, ma ragioniamo su come si crea e si sviluppa l'integrità, su come si crea e si sviluppano le qualità etiche di un'organizzazione, lo spazio etico degli individui. E chiaramente è un approccio, come dire, di un certo tipo, mentre c'è tutto un altro approccio che è molto, che va molto sulla, conosciamo il fenomeno della corruzione per sconfiggerlo. In realtà non sono approcci antitetici, sono assolutamente, come dire, compatibili e combinabili. Infatti questo, che c'è, questo percorso che viene svolto da Libertà e Giustizia, in questo momento è attivo a Roma e a Napoli e coinvolge 16 scuole superiori, un laboratorio di indagine sulla corruzione, progetto dedicato ai licei. Esatto, perché un'altra cosa importante da dire è che di corruzione forse è meglio parlarne al liceo, ma non perché sia sbagliato parlarne prima, ma perché i ragazzini più piccoli, forse non è un argomento che interessa molto. Con i ragazzini più piccoli è più interessante sviluppare, come dicevo prima, questioni che riguardano proprio la loro vita, insomma. Poi quando diventano più grandi, quando hanno possibilità, già più una capacità, di osservare quello che succede nel proprio contesto, diciamo, allora lì si può anche affrontare, secondo me, un discorso come questo sulla corruzione. Quindi è giusto farlo soprattutto nei licei. Questo piccolo avanti alla corruzione ha come dire, un parterre di istituzionale molto ricco, molto importante, tra cui c'è appunto il MIUR, l'ANAC, l'Università di Pisa, Alberto Vannucci, che appunto è quello che è il professore dell'Università di Pisa che gestisce il Master APC, che è uno dei master storici sulla corruzione in Italia, l'Associazione Nazionale Magistrati. E una cosa molto interessante è che questo progetto c'è anche Repubblica.it, perché i giornalisti hanno una grande voce in capitolo in questo, insomma, infatti alcuni di questi laboratori si svolgono anche con i giornalisti della Repubblica, che sapete, in alcuni casi credo un paio di loro sono anche sotto scorta perché hanno provato a denunciare dei fenomeni, soprattutto a Ostia, non so se sapete, conoscete queste storie. Quindi, ok. Abbiamo, credo, finito, infatti sono le 1:25, se volete appunto c'è spazio anche a piccole domande, altrimenti fatemi le domande direttamente o via mail, a questa mail qui a mdvianz@hotmail.com. Io come l'altra volta, una domanda molto interessante che mi viene da Vinicio Caso, che ringrazio e saluto se eventualmente c'è ancora oggi. Provo a rispondere cercando poi di integrare anche quella risposta, tra l'altro apriva un po' la discussione sulla scuola. È chiaro che ci sarebbe molto altro da dire, in realtà io vi ho detto un terzo delle cose che possiamo fare con le scuole, dentro le scuole, quindi immaginate quanto ancora si può fare, insomma, e si deve fare in qualche maniera. Per adesso però vi saluto e noi ci rivediamo il 15 giugno con appunto il webinar sull'articolo 12, così che chiude, diciamo, le regole del codice di comportamento. Per adesso buon lavoro e grazie per l'attenzione.